E salve a tutti gente, qua è Gengen che parla e oggi siamo qui nella prima puntata di Dopo Storia di Super Paper Mario. Nell'ultima puntata ovviamente abbiamo fatto molte cose. Non potete perdervi quella puntata, andate a vedere, è ovviamente il finale comunque. Siamo qui nel file di salvataggio perché non so effettivamente cosa succeda appena si entra, quindi se non ci sono sorprese. Oh, un successone! L'assenza di consiglia mi preoccupava, ma è chiaro che è successo qualcosa di magico. È già un bel pezzo che, grazie a voi tutti, questa città e tutte le altre sono al sicuro. Accettate i miei ringraziamenti, ma ditemi, di consiglia, avete saputo niente di lei? Capisco, neppure io. Sembra che nessuno l'abbia vista. Ma per qualche motivo sono convinto che sia viva. Sì, viva, sono sicuro che è felice da qualche parte. Oh, la nostra storia stava quasi per prendere una brutta piega, non è vero? Beh, avete viaggiato così tanto, chissà se saranno molti quelli che vorrete rivedere. Fatelo con calma, io sarò a casa. Venite a trovarmi quando volete. Arrivederci, amici. Infatti, questo qua sarà un extra abbastanza corto, solamente per andare a vedere tutte le persone vecchie, insomma. E fare tipo un solo extra perché, boh. Infatti, se andate comunque non abbiamo più consiglia. Consiglia non ce l'abbiamo. E non ce l'abbiamo mai più, questo è il problema. Peccato. Beh, perché comunque sgherri di cenere e utenti vari li potete trovare qui a Fanulopoli, certo. A svolta di qua e di là. Se si leva sta bambina, se sbaglio uno di loro si trova qui, nel piano di sopra, quindi avrei potuto buttarmi direttamente, ma vabbè. Ci siete? Qua c'è Pugnazzo. Oh, ma sto. Mando stavi? So contento che stai bene. Erconte se n'è andato, ma io no. Mondo è bello ora. C'è sta la pace, mi piace. Oh, che l'hai vista, Anastasia? Non sta bene. Così la vorrei invitare a mangiare da cipollina, che cucina proprio bene. Ma non la trovo, oh, non te fa venire strane idee, eh? Siamo solo amici. A me ne piace che lì amici mi stiano bene, ecco tutto. A vedere sta piccola piange, mi si stringe e ricorre. Va bene, non credo abbia altro da dirci, ora dobbiamo. Allora, comunque Anastasia anche lei dovrebbe trovarsi qui da qualche parte. Di sotto probabilmente, boh. Beh, comunque vediamo che cosa dice Merlocchio, lì sappiamo dov'è. Signor Merlocchio. Oh, sono felice che tu ce l'abbia fatta. Come ti senti? Ho studiato questa città e altre antiche civiltà. Ho la sensazione che ci siano indizi nascosti su come migliorare il mondo. Consiglia amava questo mondo e dovunque si trovi so che lo vorrebbe sempre migliorare. Il mondo che tu hai salvato. Ah, mi spiace anche a me. Non si sono mai più visti loro, peccato. Allora, però comunque per lei dov'è che devo andare? Se non sbaglio non è nella. Non ci sono loro nell'altra città. Ma potrei sbagliarmi effettivamente. Quindi forse sono dall'altra parte di questo posto. Intendo tipo qua. Proviamo. Ah, comunque abbiamo tutti gli eroi, eh. Siamo come prima, niente problema. Un peccato che effettivamente
il boss non lo si faccia con Luigi, vero? Avere tutti e quattro eroi riuniti e poi non poter usare Luigi contro il boss. Peccato, ma vabbè. Ci hanno fatto una lore interessante almeno. Vabbè, lì c'è Pugnazzo. Che cammina anche, wow. Anastasia, ci sei? Da qualche parte? Ah, wow, ho trovato solo adesso questo blocco qui. Questo blocco qui serve Doremi. Ce ne sono solamente due. Quando lo cercavo nell'extra non l'ho trovato, ma... ok. Facendo questo, si cancella. E compare una cassa. E qui c'è... Merluna, ok. Ah, giusto, con Doremi abbiamo gli Audi classici. Vabbè, non è qui Anastasia, dove sarà non lo so. E vai. Okay. Signora Anastasia, proviamo a vedere da svolta di qua, nello stesso luogo dove era Pugnazzo, ma dall'altra città. Non credo siano fuori dalla città, per dire. Non nelle rovine o cose varie. Ok. Anastasia effettivamente è l'unica che non so dove trovarla. Questo è il problema. Giusto, qua tutto è svoltato, quindi... Eccola qui. Oh, sei tu. Già, beh, ok, è tanto che non ci si vede, eh? Sono in debito con te. Blumiere ha ritrovato Lady Farfalla e i mondi non sono stati distrutti alla fine. Dovrei essere felice, voglio dire, lo sono, ma... Il mio cuore non riesce ad accettare che lui non sia più qui. Ora capisco perché Blumiere si è trasformato nel Conte Cenere. Se devo continuare a vivere con questo sentimento che mi brucia dentro, beh, forse non c'è mai stata una ragione per quell'altro mondo. Chissà se è così che passerò il resto dei miei giorni. Già, o se imparerò a sorridere e a guardare con fiducia al futuro. Se non posso, allora forse non sarei mai stata all'altezza di Lady Farfalla. Mi spiace. Che storia triste. Vabbè, allora possiamo andare a vedere Occhio Merlo e poi altri due. Ripeto, è un extra corto. Ah, comunque, tanto per dire come gestirò gli extra. Ci sono extra d'azione, in cui bisogna combattere, fare platform e cose varie, e extra non azione, tipo la cucina, le mappe, cose varie. Voglio suddividere questa cosa tra... suddividerle. Questo qua questo extra qui lo paragono a un extra come la cucina e le mappe. Quindi il prossimo extra che farò sarà un extra azione, diciamo. Comunque le prossime due persone che dovremmo cercare sono nei livelli. Quindi andate nei livelli. Quindi sì, ci sono tre extra combattivi e tre extra non combattivi, insomma. Allora, il primo dovrebbe essere... Che mondo era? Uno è il mondo 2, questo lo so. Questa è la parte che conduce al livello 2, Valle Crepuscolo, vuoi? Dovrebbe essere livello 2-3, spero di fare giusto. Livello 2-3. Dovrebbe essere. O forse no. Era 2-1. Mi sa. Cioè 2-2. Vabbè, ci vediamo quando l'avrò trovata. Eccoci a livello 2-2. Dovrebbe essere qua dentro. E qui abbiamo... Fatti vedere.
Eccola. Ciao, un grosso benvenuto, benvenuto nella villa di Merluna. Sono l'ancella di Lady Merluna, mi chiamo Mimì. Ma puoi chiamarmi Mimina se vuoi. Allora, sei sorpreso o sbaglio? Questa volta Merluna mi ha assunto in piena regola per badare alla casa. Di solito a svolta di qua è così io posso far finta che tutta questa casa sia mia. Dai un'occhiata, sto riempiendo questo posto di belloni. Tieni i quadri. I quadri c'erano già. Vabbè. Comunque, ok, qua abbiamo trovato Mimì. Ora, andando già a tirare, ne prendiamo il tubo. Un'altra persona è in un altro livello. Quindi, tubo che di solito non faccio quasi mai vedere. Ok. Questa persona che dobbiamo trovare è più una side quest, diciamo. Che effettivamente ci serve, è utile. Sì e no, insomma. E si trova al livello 3. Questo qua dovrebbe essere l'ultimo livello. Livello 3, 4. Una volta finito il gioco, a quanto pare non fanno più vedere il titolo dei livelli. Ok. E eccoci qua. Sì, ok, entriamo. Ora, se non sbaglio, per entrare qua dentro non serve più essere una ragazza alla sballo. Alto là! O forse no. Accesso riservato al padrone e alle ragazze. Ok. No, a quanto pare bisogna essere ancora una ragazza da sballo. Ok, sono una ragazza da sballo, allora. Oh, vabbè. Pensavo l'avessero tolta per... Ok, va bene. Ah, qua c'è anche il fine livello adesso. Quando vedo qualcosa di super raro, devo averlo. A voler tenere una farfalla digitale contro la sua volontà, sono finito in ospedale. Penso proprio di non volere più sapere di quella roba. Questa volta mi sono sforzato di andare oltre ai tech. Muori dalla voglia di vederlo, vero? Guarda. Il mio capolavoro, una riproduzione 1 a 1 di Consilia che batte le ali. Mi piace chiamarlo Consitron. Ehi, non mi chiamo così, mi chiamo Consilia. Hai sentito? Può riprodurre perfettamente la voce di Consilia. Ah, ok. Può anche battere le ali rappresentando la pice dello sviluppo high-tech. Grazie a Consitron sono stato eletto nerd dell'anno sul forum di digitallandia.ner. Oh, per caso vuoi acquistarla? Sto mettendo i soldi da parte per comprare il numero uno di Forze Incrociate, Odissea nel Cosmo. Chiedo solo 999 monete. È un super affare per un... Ieri curavo tipo 300, però va bene, compra. Ner, lo sapevo che non avresti resistito a un oggetto così high tech. Ora possiedi l'unico esemplare di Consitron nell'universo. Addio a tutti i soldi. La riproduzione di Consilia, Consitron si è unita al gruppo. È identica Consilia anche nel mo mondo, anche in mondi paralleli. Ah, anche nel modo di parlare. Bene, pronti a partire? Beh, sì, lo dice anche il gioco che dobbiamo parlare come lei. Vabbè, Consitron esattamente funziona come Consilia. Gino Leonte è un camaleonte che vive di cartoni e giochi fumetti. Non sa granché di tutta una serie di argomenti, ma è un maestro di stramberie. Ha costruito anche me. Ah, ecco, questa mi sa che è nuova però. Costruito me? Ma che dico? Sono Consilia, nessuno mi ha costruito. Ok, questo è effettivamente un easter egg, secondo me. Va bene. Ok, finiamo il livello e
mi sa che finiamo anche la puntata. Mini puntata extra finita. Prossima puntata faremo un extra combattivo, ripeto. Ok. Ci vediamo alla prossima e arrivederci a tutti.